Librando, libri in volo con Dante Cerati. L'obiettivo delle carceri è quello di far sì che il detenuto non commetta più i crimini per i quali è stato condannato. Ma cosa significa parlare di carcere? Come funziona questa macchina di rieducazione? L'onorevole Luigi Manconi, insieme a Stefano Anastasia, Valentina Calderone e Federica Resta, in un libro duro e crudo, Abolire il carcere, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini, ci svela una realtà da brividi che racconta di un sistema che non funziona, di detenuti picchiati, senza acqua né cibo, costretti ad assumere psicofarmaci, vittime di un'omertà senza fine. Un benvenuto agli ascoltatori da Dante Cerati a questa nuova puntata di Librando. A parlare del libro abbiamo uno degli autori, Luigi Manconi, che ringrazio per aver accettato il nostro invito. Onorevole, benvenuto. Grazie e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Come dicevo prima, questo libro è stato scritto a più mani. Come mai la scelta di raccontare e spiegare il significato del carcere in questo modo? Se la domanda riguarda il perché di una scrittura non singola ma collettiva, la risposta è semplice, perché le persone che hanno scritto il libro con me fanno parte di un gruppo che da molti anni, anche le più giovani tra le autrici, ormai da 10 anni fanno parte di un'associazione a buon diritto che su questa materia opera, lavora attraverso vari strumenti, sia quello dell'intervento politico, sia quello dell'indagine sociologica, sia quello della comunicazione mediatica relativamente alle questioni della privazione della libertà. Quindi questo libro è l'esito, il risultato, la sintesi di un lavoro che davvero è andato avanti per anni. Come viene spiegato tra le pagine di questo libro, sono moltissime le persone morte nelle carceri italiane e una percentuale molto alta, il 68,45% di quelle che escono, ricommette poi crimini. Perché secondo lei la violenza continua a persistere? Guardi, io penso che il carcere sia una macchina patogena. La formula sembra strana, ma in realtà si spiega molto facilmente. Il carcere è una macchina che produce malattia, produce psicosi, produce depressione, autolesionismo e suicidi. La conferma di questa nostra intuizione viene da due dati che in apparenza possono sembrare non conciliarsi, ma che invece l'uno soccorre l'altro. In 15 anni si sono tolti la vita in carcere 868 detenuti. Un ascoltatore distratto dirà: beh, per forza erano detenuti, la disperazione di quella condizione, la disumanità del carcere può portare a questo esito. Ma se noi teniamo conto di quel dato e lo colleghiamo a un altro dato, il seguente: oltre 100 poliziotti penitenziari si sono suicidati negli ultimi 10 anni, ecco che ciò che io dicevo prima risulta drammaticamente confermato. Il carcere produce malattia, depressione, psicosi, senso di smarrimento e infine può portare alla crisi e dunque all'autolesionismo e alla morte. Ma secondo lei, onorevole, ci sono degli strumenti che potrebbero rivelarsi efficaci per rieducare e inserire di nuovo in società chi ha commesso un delitto? Sì, ma certamente la situazione italiana è la più desolata e desolante, perché il sistema penitenziario del nostro paese è quello che meno ha conosciuto in questi anni riforme, meno è stato trasformato, meno è stato sottoposto a cambiamenti radicali. E ciò che viene fatto negli ultimi anni, dove certamente alcune novità positive dobbiamo riconoscerle, non è sufficiente. Noi diciamo che il carcere va abolito, cioè non abbiamo fiducia nella possibilità che il carcere possa essere riformato. E mi spiego, perché abolire il carcere non significa in alcun modo abolire le pene. Attenzione, questo sarebbe farci torto. Noi non pensiamo di dover abolire le pene, le sanzioni. Noi pensiamo che va abolito quella particolare forma di pena che è la detenzione in una cella chiusa. Perché diciamo questo? Perché pensiamo che altre pene diverse dalla detenzione in una cella chiusa, oltre a essere meno disumane, il che è già tanto, sono più utili e più efficaci.
Onorevole, nella prefazione del libro c'è una bella frase che ha detto l'attore Rafa Vallone in Riso Amaro, che il carcere l'ha inventato qualcuno che non c'era mai stato. Lei che cosa ne pensa? Che commento può fare di questa affermazione? Eh sì, l'abbiamo messa lì proprio perché ci riconoscevamo in quella frase. Guardi, il direttore della scuola per la magistratura, che è il professor Valerio Unida, quando mi invitò a tenere una lezione nella scuola della magistratura, esordì dicendo appunto questo: non è pensabile che un magistrato non conosca il carcere dall'interno. Ed è incredibile, sembra qualcosa di insensato e di reale, ma la stragrande maggioranza dei magistrati non è mai stato all'interno di un carcere. Si sono limitati a entrare in quelle sale colloquio dove i detenuti incontrano l'avvocato, appunto il pubblico ministero, magari anche i parenti, ma non conoscono la realtà di una cella. Se non si conosce la realtà di una cella, non si può conoscere il pensiero del detenuto, non si può conoscere la sua sofferenza profonda, non si può conoscere nemmeno la sua possibilità, per quanto esile, esilissima, di emanciparsi dal crimine. In questo libro vengono riportati dialoghi e testimonianze di chi vive e ha vissuto il carcere. Com'è cambiato il sistema carcerario nel tempo? Guardi, è cambiato moltissimo, ma proprio tanto. Negli ultimi 10-15 anni il carcere al proprio interno ha una percentuale di circa il 10% di detenuti socialmente pericolosi. L'altro 90% è fatto di tre grandi componenti: tossicomani, stranieri e persone povere e poverissime. Per capirci, senza fissa dimora, dipendenti da tutte le dipendenze, alcolisti, persone con disturbi mentali di varia entità e di diversa natura, persone soprattutto che sono precipitate nella scala sociale, che 5 anni fa erano garantite e oggi non lo sono più, persone che entrano e escono dal sistema della cittadinanza, cioè persone che la crisi economico-sociale ha scacciato dal sistema di protezione che il welfare state garantiva fino a un qualche anno fa. Oggi il sistema di welfare si è ristretto, rattrappito, si è ridotto e molte delle sue funzioni o non ci sono per nulla, cioè sono state semplicemente annullate, oppure hanno avuto una sorta di declinazione in chiave repressiva. Chi fino a ieri veniva assistito oggi viene recluso. Onorevole Manconi, quali sono i risultati che sperate di raggiungere con questo libro? Devo dire che un primo risultato l'abbiamo raggiunto e come, cioè nel momento in cui maggiore sembrava la domanda sociale di più carcere per tutti, quasi che il carcere potesse risolvere tutte le questioni sociali, tutte le marginalità sociali, tutte le devianze, bene, proprio in quel momento il nostro libro ha conosciuto e sta conoscendo un successo del tutto insperato, se ne parla moltissimo, facciamo ogni 3 giorni una presentazione in pubblico in una delle 1000 città italiane. Onorevole, lei sarà tra i protagonisti del nostro Festival Letteratura qui a Mantova in settembre. Su che cosa verterà il suo incontro? Dunque, io partecipo insieme a Maurizio Torchio, che è un narratore, autore di un bellissimo libro che si chiama Cattivi. La cosa mi fa molto piacere, sia perché io ho recensito con entusiasmo quel libro di Torchio, sia perché penso che parlare di carcere, non solo in termini sociologici, giuridici, economici, ma in termini di, come dire, letteratura, di storia delle storie, di umanità e quindi di dolore, penso che sia l'approccio giusto e quindi sono molto contento di fare presenza mantovana insieme a uno scrittore che apprezzo molto. Allora io ringrazio l'onorevole Luigi Manconi per questa bella intervista, ricordo a tutti gli ascoltatori il libro Abolire il carcere, una ragionevole proposta per la sicurezza dei cittadini e l'incontro al Festival Letteratura in settembre. Onorevole, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi.